Se io dovessi oggi parlare di una campagna elettorale che faremo in primavera per delle elezioni che sono fissate il 26 maggio, è stiamo dentro l'Europa o vogliamo uscire dall'Europa? Perché all'osso la decisione a cui siamo chiamati è questa. E non si voterà sui meccanismi di backstop di fronte a crisi finanziarie, di cui i nostri elettori ignorano completamente l'esistenza. Non si voterà sul regolamento di Dublino, perché anche del regolamento di Dublino chi andrà a votare ignora completamente l'esistenza. Così come in Gran Bretagna il 26 o 24 giugno, quando era, non si è votato sul pacchetto negoziato da Cameron con Juncker. Si voterà su questa scelta di fondo che riguarda non il passato, non quello a Bruxelles chiamano l'acquis communautaire, cioè quello che abbiamo ottenuto, fatto in questi anni. Ok, tutte cose importantissime, il welfare, la pace, Erasmus e così via. No, è un problema che riguarda il futuro, cioè se il futuro lo vogliamo vedere tra singoli stati nazionali che si fanno concorrenza economica, se va bene, e tra i quali si alimentano tensioni diverse, se va male, oppure se vogliamo scommettere sull'Unione. E qui credo sarà fondamentale anche il ruolo del nostro Paese. Penso che l'Italia sarà molto osservata in queste elezioni europee del 26 di maggio.